Fa ingresso sul luogo della cerimonia il capo del combattimento marittimo di Imperia, capitano di fregata Armando Ruffini, accompagnato dal comandante cedente, tenente di vascello Andrea Betti, e dal comandante accettante, tenente di vascello Pierpaolo Danieli. Ufficiali, sottufficiali, marinai, in nome del capo dello Stato, riconoscete quale nuovo capo del circondario marittimo e comandante del porto di Sanremo il tenente di vascello Pierpaolo Danieli. Questo giorno è per me il coronamento di un periodo che ricorderò per tutta la vita, un momento di impegno deciso e di altrettanto decisa soddisfazione personale. Tuttavia non riesco ad etichettare questo come un giorno di festa. Di celebrazione sì, ma non posso intimamente festeggiare il termine di un periodo del genere, in una città che mi ha incantato e che ha creduto nell'istituzione che rappresento. Un'esperienza così intensa e totale da dare a sua fazione. Nel mio orologio personale non è passato che un giorno da quando, poco più di 2 anni fa, ho indirizzato da questo stesso leggio un cenno di saluto a tutti gli intervenuti alla cerimonia del mio insediamento. Di fronte ai miei occhi avevo una distesa di volti che allora non avevano un nome, volti che osservavo, non posso tacere, con una certa innocente apprensione, quel naturale senso di smarrimento di chi si ritrova in un ambiente ignoto e in quello ha tratto il suo dado, decidendo scientemente di immergervisi accompagnato dai propri cari. Chi non sarebbe stato teso in tale situazione? È cambiato molto da quel momento e quell'apprensione provata non solo è svanita, ma si è trasformata durante questo soggettivo battito di ciglia lungo 2 anni in un incondizionato rispetto per le istituzioni e gli uffici che rappresentate e con i quali ci siamo trovati a collaborare, mai scisso sotto il profilo personale dalla profonda stima che nutro per chi li rappresenta. È stato un privilegio non comune quello di interagire con voi a questo livello. Anche la concessione di potermi ora rivolgere a tale uditorio è qualcosa per cui vi sono particolarmente grato. Non voglio sprecare questa opportunità e lasciarvi con la sensazione di essere di fronte a un incompiuto. Cercherò quindi di trasmettervi quello che ho maturato in questo intenso periodo sanremese sotto il profilo dell'esperienza professionale e umana. Assumo oggi il comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo con la consapevolezza della responsabilità che questo comporta. Una responsabilità resa ancora più forte dal privilegio di poter operare in posizione di comando in una terra meravigliosa. Incarico che mi accingo ad adempiere con entusiasmo e rinnovato spirito di servizio. Nell'affrontare questo compito sono certo di poter fare un sicuro affidamento sull'opera del personale del circondario marittimo. A tutti loro voglio assicurare la mia lealtà, l'attenzione verso le loro necessità e il mio massimo impegno affinché i pur gravosi compiti
che ci attendono vengano assolti con serenità e professionalità. Bentrovati a questa nuova puntata di A Tutto Ponente, ci troviamo in esterna presso il piazzale, antistante la Capitaneria di Porto di Sanremo, dove si è appena svolta la cerimonia di passaggio di consegne del comando da il tenente di vascello Andrea Betti al nuovo comandante che si insedia in questi giorni e che comanderà la Guardia Costiera sanremese. Allora intanto, comandante, nel suo discorso un saluto alla città anche con un po' di emozione. Beh, molta emozione, non si può nascondere, sono passati 2 anni, sembra veramente, anche se è retorico, 1 minuto, ci sono tante cose che uno vorrebbe ancora fare, dire, l'esperienza è talmente intensa che non si può tralasciare nulla e condensare in un solo discorso di pochi minuti 2 anni di un'esperienza così intensa non è proprio facile. Tenente di vascello Pierpaolo Danieli, allora la prima impressione. Ma una bellissima impressione, direi che sarà sicuramente anche difficile, insomma, è un'eredità molto, molto pesante quella del comandante Betti, però insomma spero che tutto vada per il meglio e nulla, insomma, posso soltanto augurare veramente buon vento al comandante Betti. Ci può ricordare un po' le sue esperienze passate? Sì, io ho frequentato l'Accademia Navale, il corso normale dell'Accademia Navale dal 2000 al 2005, e dopodiché sono stato trasferito presso la Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, dove ho ricoperto diversi incarichi e ora insomma la nostra prima esperienza di comando qui a Sanremo. Ricordiamo un attimo insomma il lavoro svolto in questo periodo, molte attività, insomma tutto è andato per il meglio. Sì, ci sono state diverse attività, così a mente mi è rimasto un 19 tonnellate di pesce sequestrato a Milano, tramite anche l'aiuto della Direzione Marittima e il coordinamento della Direzione Marittima di Genova, come centro di controllo di area pesca. E poi, l'ha ricordato anche il Sindaco, quel evento molto pericoloso che ci ha colpito l'anno scorso, a fine agosto, quell'incendio dentro Porto Sole di 2 unità molto grandi, che sono state completamente arse dalle fiamme e poi affondate. Quelle sono, devo dire, 2 cose che mi hanno colpito molto, mi hanno segnato per l'impegno profuso e per il risultato, devo dire, tutto sommato molto, molto positivo. C'è stato un bel ritorno, siamo stati molto soddisfatti dell'operato, perché io lo dico non solo da comandante del porto, ma adesso lo dico da cittadino, meno male, ecco, che è andata così. Poi c'è l'attività quotidiana, molti soccorsi, ma molta anche prevenzione, questo è stato uno dei punti centrali. Sì, è vero, proprio all'inizio dell'estate e nei mesi precedenti abbiamo puntato molto sulla prevenzione e ci siamo rivolti spesso agli istituti scolastici, perché in un modo quasi rovesciato il bambino poi insegni anche al genitore quelli che sono i corretti comportamenti da tenere al mare, in spiaggia, anche nella navigazione. È importantissimo questo, perché la prevenzione, e questo risultato lo possiamo trovare anche nelle nostre statistiche, ha portato poi a una riduzione di quelli che sono poi gli interventi in emergenza. Non dimentichiamoci che al di là di quelli che sono i costi dell'intervento in emergenza, la prima cosa è il rischio. Non più tardi ieri sera c'è stato l'ultimo intervento, una imbarcazione con una famiglia, 4 persone a bordo, era in balia del mare, è rimasta in balia del mare perché il motore è andato in avaria e si è dovuto intervenire velocemente per questo. Poi qui arrivano le crociere, bisogna dirlo, al nuovo comandante. Oh sì, in questi anni c'è stato uno sviluppo piuttosto importante di quello che è lo scalo croceristico su Sanremo, siamo passati da 2 a circa 12 di accosti all'anno e l'idea è quella di aumentarla ancora. La città si presta molto, ha un porto, secondo me come Porto Vecchio, veramente una realtà unica, perché è un porto vivo, un porto vero, non è un porto ricavato, ricostruito per finalità turistiche, è un porto che esiste davvero, respira e vive al centro della città, quindi da qua in 2 minuti a piedi si è nella piazza centrale della città, è una cosa unica che Sanremo deve avere la coscienza di sapere dell'esistenza e svilupparlo al meglio. Andrà ad Imperia adesso? Sì, dalla settimana prossima sarò ad Imperia, quindi non mi scosto di molto, ma dicevo, come cittadino mi faceva piacere sottolineare quegli aspetti relativi alla vita di Sanremo, perché per ora la decisione è quella di lasciare la famiglia qua a Sanremo, visto che ci siamo trovati così bene, l'accoglienza è stata così gradevole. Immagino che sarà la stessa cosa per lui, il comandante Danieli ha tutte le carte per migliorare ancora quella che è la situazione. Abbiamo instaurato dei rapporti molto belli con le amministrazioni, con le altre forze, c'erano già, li abbiamo intensificati, sicuramente il trend non verrà invertito.
Comandante, allora, per chiudere, quali sono gli aspetti su cui lavorerà di più? Ambiente, sicurezza, insomma, avete tanti settori da curare. Ma sicuramente tutti i settori che riguardano un po' il nostro lavoro, non bisogna tralasciare assolutamente nulla e anzi, come diceva giustamente il comandante Betti, se possibile migliorare tutti quelli che sono gli aspetti legati alla sicurezza e a quello che è il nostro lavoro quotidiano. Buon lavoro. Grazie. E buon lavoro ad Imperia. Grazie. Sindaco Maurizio Zoccarato, allora un momento importante, oggi il cambio della guardia qui al comando della Capitaneria, un corpo molto importante per Sanremo e cui la città deve anche riconoscenza. Sì, perché il comandante Betti ha lavorato benissimo, ho grande fiducia nel comandante Danieli. Venire alla Capitaneria, al comando della Capitaneria di Porto di Sanremo sicuramente dà lustro alle carriere di chi fa parte di questo corpo. Il porto di Sanremo è sempre più bello, è migliorato molto anche grazie alla Capitaneria di Porto, c'è grande collaborazione con gli uffici comunali, grazie a Dio è uno di quei porti che non ha problemi, quindi dobbiamo continuare a lavorare su questa traccia. Abbiamo portato la Giraglia, abbiamo portato regate bellissime, continueremo a utilizzare il porto non soltanto per la pesca ma soprattutto per il turismo. Nel suo discorso ha parlato del comandante Betti anche sotto il profilo umano, ricordando come lui voglia rimanere a Sanremo. A vivere. Ma guardi, ho avuto grande soddisfazione perché il fatto che la famiglia, il comandante Betti con la sua famiglia, con Valentina, sua moglie e due figli, vogliono fermarsi a Sanremo vuol dire che si sono trovati bene in questa città. Con il consigliere comunale Simone Bagioli, delegato al porto di Sanremo, insomma al termine di questa cerimonia, un momento importante perché il porto di Sanremo e quindi la Capitaneria di Porto sono elementi centrali di Sanremo. Certo, poi è nata una collaborazione, un gioco di squadra che ha portato ha dei risultati eccezionali. Ricordiamo che il nuovo turismo che abbiamo in collaborazione anche con Capitaneria di Porto tentato di portare a Sanremo, cioè il mercato crocieristico, è stato un impegno da vari soggetti a partire dalla Capitaneria di Porto, passando dalla Confcommercio, giungendo a Sanremo Promotion, all'amministrazione comunale. È stato un lavoro molto difficile che grazie appunto a questa collaborazione che si è instaurata con il comando del porto siamo riusciti a portare a buon fine. Ecco, parliamo di questi ragazzi, chiamiamoli così, della Capitaneria, sempre disponibili e che lavorano con grande impegno. Sempre disponibilissimi, mi ricordo ancora 2 anni fa quando siamo riusciti a far entrare una nave da crociera in porto grazie alla collaborazione con Porto Sole. È stato un momento abbastanza pauroso, però si è riusciti con l'impegno di questi uomini, di questi ragazzi, comandati da un ottimo tenente di vascello, Andrea Betti, e siamo riusciti a portare in porto questa nave di 90 metri. Un comandante che quindi ha lasciato il segno? È un comandante che ha lasciato il segno perché, ripeto, è stata una collaborazione attiva a 360 gradi, è stata sempre tenuta in considerazione l'amministrazione comunale per qualsiasi tipo di attività portuale e ciò ha rafforzato una collaborazione che vi era già, ma diciamo che in questi 2 anni di comando del tenente Betti siamo riusciti a rafforzarla ulteriormente. E a questo punto proseguirà con il comandante Danieli. Comandante Danieli, ci auguriamo che sono sicuro e ci auguriamo che la collaborazione continui, si rafforzi ulteriormente. E gli auguro un in bocca al lupo.